Bentornati amici profumati in un nostro nuovissimo video. Per chi è la prima volta che si affaccia su questo canale, noi siamo la Closerie Salotto Olfattivo, una profumeria artistica ad Ostia. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per non perdere tutte le nostre pubblicazioni e ovviamente seguiteci sui social, Instagram e Facebook. E noi ci vediamo dopo la sigla con una selezione dei profumi perfetti per l'autunno 2022 edition. L'autunno è la stagione in cui andiamo a ricercare quei profumi un po' caldi, ma non così caldi come li vorremmo in inverno, quindi non i gourmand super dolci e coccolosi, ma un profumo che abbia carattere e tutta la selezione che abbiamo presentato per voi ha quel carattere perfetto per questa stagione. Cominciamo con due profumi che noi mettiamo sempre insieme, perché sono uno il fratello maggiore dell'altro e hanno fatto impazzire tutti i nostri clienti. Il marchio è Bois 1920, che sta per Bottega Italiana Spigo, un marchio toscano che appunto fa profumi dal 1920 e stiamo parlando di Vento nel Vento e Relativamente Rosso. Le piramidi olfattive sono abbastanza simili, ma allo stesso tempo differiscono tra di loro. Con Relativamente Rosso abbiamo in apertura uno zucchero quasi caramellato, quasi integrale, direi, oserei dire uno zucchero di canna che dà quella nota dolce, ma non dolce gourmand. È presente una nota di elicriso che si sente e ci accompagna per tutta la durata del profumo. Una nota che ci fa pensare alla liquirizia, ma liquirizia non è. Poi abbiamo ambra, ovviamente, e un bel patchouli, un profumo caldo, avvolgente, e in piramide non è scritto, ma sicuramente ci sentirete anche del rum. In Vento nel Vento, dimenticatevi l'elicriso e mettete una bomba di liquirizia. Unita a resine e incensi, c'è tanto benzoino, ma allo stesso tempo c'è quella freschezza e delicatezza della peonia. È un profumo molto più secco rispetto a Relativamente Rosso, meno dolce, ma avvolgente ed intenso. Entrambi hanno una durata e una proiezione da far girare la testa, vi accompagneranno per tutta la durata della vostra giornata. Con la nostra seconda proposta andiamo nel low cost, ma ovviamente tenendo sempre presente l'altissima qualità. Parliamo di un brand che abbiamo scoperto da veramente poco tempo, ma che anche qui sta facendo impazzire tutti quanti. Ne abbiamo già parlato in molti nostri video e stiamo parlando di Versatile Paris con il suo Gaule de Bois. Questo brand ci è arrivato in estate e non siamo riusciti ad apprezzarlo come avrebbe meritato. Sarà per il caldo torrido, sarà per l'umidità che veramente quest'anno ci ha rovinato, ma lo stiamo riscoprendo adesso, nelle giornate un po' più fredde. Anche il Gaule de Bois fa parte di quei profumi che in estate avevamo detto ok, buono, molto più intimo, ma che adesso stiamo riscoprendo di una persistenza e anche di un sillage e proiezione veramente buoni. Parliamo di un estratto al 30% in olio roll-on, la nuova versione del sandalo, come lo definisce la creatrice. Si apre super speziato, ma allo stesso tempo caldo e dolce. Il legno di sandalo viene ammorbidito dalle note dolci, le note alcoliche, perché sentiamo molto il rum, un'ambra super coccolosa e ovviamente tanto incenso e tanto pepe. Con la nostra terza proposta sappiamo che entriamo nel mondo delle diatribe. È un profumo che divide veramente in due gli appassionati. C'è chi lo definisce un profumo super estivo, chi lo definisce invece un profumo super invernale. Noi, per rimanere nel mezzo, lo definiamo il profumo perfetto per l'autunno. Di cosa stiamo parlando? Ovviamente dell'Orange Star di Andy Tower. L'Orange Star va annusato almeno una volta nella vita e perché no, messo nelle nostre collezioni. Siamo davanti a un capolavoro del mondo degli agrumati. È perfetto per chi non vuole rinunciare a questa nota nemmeno con i primi freddi autunnali. Caldo,
ma allo stesso tempo super frizzante e una botta di energia. Caldo perché al suo interno troviamo accordi di ambra, vaniglia e fava tonka, ma allo stesso tempo brioso ed energizzante grazie all'arancia, al mandarino e al fiore d'arancio. Ed è per questo motivo che lo riteniamo perfetto per questa stagione. Con la nostra penultima proposta rimaniamo nei brand storici della profumeria di nicchia. Stiamo parlando di Robert Piguet, anche qui un brand che va assolutamente conosciuto. Il profumo in questione è un profumo che può mettere d'accordo anche i non amanti della nota dell'oud. Stiamo parlando di Eau de Lys, un'apertura veramente super super dolce grazie ad un miele e un fico caramellato che fanno spazio ha un cuore, un fondo più profondi di ambra, oud e patchouli. Il patchouli al mio naso non perviene, quindi per chi non ama questa nota che gli ricorda un po' gli anni 60-70, qui potrete veramente apprezzarlo. È un profumo super elegante, a fascino. È un profumo da sciarpa. Per ora una pashmina di seta o un foulard che servirà a proteggerci per i primi mal di gola della stagione, ma sarà perfetto anche su una sciarpa di lana, quindi per l'inverno, un caldo abbraccio, un profumo confortevole che allo stesso tempo darà conforto anche a chi ci sta attorno. Siamo arrivati alla nostra ultima proposta. Rimaniamo anche qui in Francia. Parliamo di un brand conosciuto anche per i suoi bellissimi abiti. Parliamo di Franck Beauclair e il suo tobacco. Siamo davanti al classico accordo tabacco e vaniglia, un accordo reso celebre, dobbiamo dirlo, dal tabacco vaniglia di Tom Ford. Ma qui non siamo davanti ad un profumo super gourmand come potrebbe essere appunto il Tom Ford, ma la vaniglia insieme alla fava tonka rendono talcata questa fragranza. Un'apertura succosa grazie alla nota di prugna, ma allo stesso tempo frizzante per lo zenzero. Il tabacco qui è un tabacco secco, quasi da sigaro spento, oppure mi ricorda tantissimo l'Old Virginia che per le sigarette da rollare. È un tabacco veramente realistico, che renderlo realistico nell'accordo tabacco-vaniglia solitamente è molto molto difficile. Qui il naso veramente ha centrato l'obiettivo. Lo vedo benissimo indossato su una persona con un lupetto in cashmere, un pantalone sigaretta color khaki, ma anche una camicia bianca e il golfino sulle spalle. Veramente un profumo elegante, ma allo stesso tempo casual. Questi erano le nostre 5-6 proposte per l'autunno 2022, ma non potevamo lasciarvi senza un bonus. Un profumo, un pasticcino, una brioche, un caffè. Tutto questo è il Croissant Café di Versatile Paris. Un profumo di una dolcezza estrema. È fare colazione in un bar che ha la torrefazione al suo interno con un cappuccino, un sentore di caffè tostato e una brioche al burro super morbida e fragrante. Un estratto roll-on al 32%, veramente low cost. E dopo questo gustosissimo bonus è arrivato il momento di salutarci. Noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video e voi giù nei commenti fateci sapere se questa selezione vi è piaciuta. Un bacio e alla prossima!